Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene, grazie dell'introduzione e grazie per l'organizzazione di questa convention. Allora, condivido lo schermo. Bene, spero vediate bene. Allora, entriamo subito, visto che ci stiamo approssimando all'orario dell'aperitivo, non voglio privare dello spritz nessuno. Quindi ci concentreremo oggi sull'analisi del paziente disfunzionale muscolare. Perché muscolare? Perché il paziente disfunzionale ha molte sfaccettature, per cui ho voluto, avendo poco tempo, limitarci solamente alla problematica muscolare, che già dà molti problemi. E in effetti è uno dei pazienti che noi ci ritroviamo più frequentemente nello studio. Ho voluto rendere un'immagine molto semplice con una scacchiera. Nella parte superiore voi vedete delle pedine bianche, rosse piene e rosse nere. Questi sono i nostri pazienti. Noi abbiamo molti pazienti che stanno bene, sui quali lavoriamo senza nessun problema. Abbiamo dei pazienti disfunzionali, franchi, con una sintomatologia che si presentano alla nostra osservazione per essere trattati. Ma abbiamo anche dei pazienti che sono potenzialmente disfunzionali, sono quelli che sono occluso, i cosiddetti pazienti occluso sensibili, quei pazienti che arrivano, non hanno sintomatologia, noi gli facciamo un'otturazione, una qualsiasi cosa, ma anche banale, fatta benissimo, a regola d'arte, e questi qua iniziano a star male successivamente. Ovviamente la colpa è nostra, secondo il paziente, ma noi non c'entriamo assolutamente niente. Il problema è un altro, adesso lo valuteremo. Quando noi, la parte invece inferiore, le pedine nere, sono gli insuccessi a cui possiamo andare incontro. Quando noi... Ok. Quando noi muoviamo una pedina, dobbiamo ovviamente cercare di capire dove ha messo le sue pedine l'avversario, ossia dove sono i possibili insuccessi. Perché se noi muoviamo in maniera scorretta la pedina, andiamo senz'altro incontro a un insuccesso. La decisione migliore però, quando noi giochiamo, ma quando soprattutto trattiamo il paziente, dipende dalle informazioni sul paziente che noi riusciamo ad avere. In pratica la diagnosi. Quindi la diagnosi è sempre fondamentale nel paziente. È una diagnosi clinica, principalmente, che viene poi avvalorata da una valutazione strumentale. Se noi andiamo a valutare i criteri diagnostici, quelli pubblicati nel 2014, che sono il punto di riferimento per le problematiche, per la diagnosi, la valutazione delle problematiche disfunzionali in senso generale, sia articolari che muscolari, vediamo che nell'Axis 1 vediamo che la definizione del problema muscolare è proprio quella di un'origine del dolore muscolare che è accentuata, che è modificata dal movimento della mandibola, dalla funzione in generale, dalla presenza di parafunzioni e si evidenzia anche, viene replicato con una indagine clinica, la semplice palpazione, ossia stimoliamo il dolore di cui il paziente si lamenta con la semplice palpazione. Però nell'Axis 2 abbiamo anche un altro fattore. La componente cognitiva, emozionale del paziente e comportamentale. Ossia, si prendono in considerazione dei pazienti che hanno una particolare predisposizione a sviluppare dolore e quindi avere una sintomatologia e soffrire di queste problematiche. Però nell'Axis 2, nella pratica quotidiana, noi dobbiamo considerare che queste componenti emozionali, comportamentali del paziente non sono problematiche difficili da individuare, anche perché ce l'abbiamo tutti, è lo stress. Noi ormai viviamo una vita estremamente stressante, e somatizziamo molto spesso andando ad alterare il funzionamento di varie parti del nostro organismo. Soprattutto i nostri pazienti che ci possono dare dei problemi o che arrivano con problematiche funzionali sono nella maggior parte pazienti sedentari,
stanno molto, lavorano molto al computer o hanno lavori stressanti, che usano molto il cellulare. I ragazzini, per esempio, c'è stato un aumento esponenziale di problematiche muscolari nei bambini. Io vedo molti ragazzini con dei gran mal di testa, hanno fatto tutte le indagini possibili, tipo risonanze magnetiche, visita neurologica, tutte negative, che mostrano una sintomatologia di cefalea solamente legata a un'alterazione della funzione muscolare. Per cui noi abbiamo molti pazienti che entrano nel nostro studio che hanno delle problematiche muscolari, dei disequilibri muscolari. Infatti, il paziente disfunzionale solitamente presenta un disequilibrio muscolare e possibilmente una condizione di stress. Ci sono alcune tipologie di pazienti che rispondono sempre bene, stanno benissimo. Io non ho tra i miei pazienti disfunzionali un contadino, un muratore o una persona che faccia un'attività fisica durante la settimana in maniera regolare. O persone stressate sedentarie, nella maggior parte dei casi, ovviamente non bisogna generalizzare questo, oppure degli sportivi, chi estremizza l'utilizzo della muscolatura. Il paziente disequilibrato dal punto di vista muscolare e che è anche sotto stress, però è suddivisibile in ulteriori due categorie, sottocategorie. Quello che risponde bene alla nostra terapia e quello invece che non risponde alla nostra terapia. Li possiamo chiamare good responder e bad responder. Per cui ogni volta che noi abbiamo un paziente, che siamo di fronte a un paziente, in prima visita o in seconda battuta, dopo aver fatto un primo inquadramento del suo problema, dobbiamo sempre porci due domande. È presente un disequilibrio in questo paziente? Anche in un paziente asintomatico, facciamoci questa domanda. È presente un disequilibrio? Inoltre, questo paziente, nel momento in cui io gli farò qualcosa, che sia un bye, che sia una protesi, che sia una corona, come risponde al cambiamento occlusale che io gli propongo? È un paziente che mi risponde bene, è un good responder, o è un bad responder? Noi abbiamo allora la possibilità con l'elettromiografia di valutare dei dati. Ossia, è presente, rispondiamo alla prima domanda, è presente il disequilibrio? Con l'elettromiografia riusciamo a individuare un'alterazione nell'equilibrio della masticazione. E mi ha fatto molto piacere sentir menzionare dal dottor Gizdulic una cosa che molti non considerano, la postura della mandibola, la posizione della mandibola. È fondamentale. Titan, come qualsiasi elettromiografo, ci dà delle informazioni. È uno strumento di misurazione, non ci dice cosa fare, non ci dice che il contatto alterato è lì, ma ci dice che c'è un'attivazione disequilibrata della muscolatura e questa attivazione disequilibrata della muscolatura, con buona probabilità, determina una modificazione della posizione della mandibola. Perché? Perché il temporale e il massetere, che sono i due muscoli che noi andiamo a indagare, sono due muscoli che hanno funzioni diverse, sia nell'asserramento, sia nella masticazione, sia in statica, sia in dinamica. Il temporale determina principalmente una retroposizione della mandibola e invece il massetere determina principalmente un avanzamento della mandibola. Quindi abbiamo due azioni opposte. E se noi, come vedete in questa raffigurazione in alto, abbiamo un'attivazione del temporale da un lato e del massetere dall'altro, abbiamo una deviazione della mandibola da quel lato, dal lato del temporale più attivo. Quindi, quando noi osserviamo dei dati forniti dall'elettromiografia, noi dobbiamo sempre sospettare che ci sia una modificazione della postura della mandibola. Ecco perché nella maggior parte dei casi controllare solamente con le cartine l'occlusione rischia di farci avere delle grosse cantonate.
Perché noi vediamo l'occlusione che ci fa vedere la masticazione, che ci fa vedere l'equilibrio della muscolatura. Se noi abbiamo un precontatto, l'organismo lo rileva come qualcosa che dà fastidio e lo evita. Si chiama riflesso di evitamento. Per cui appena prima di toccare i denti, la muscolatura determina uno spostamento della mandibola per evitare quel contatto. Per cui se noi facciamo aprire e chiudere il paziente la bocca con le cartine, noi vediamo una posizione falsata. Per cui capita spesso, ricevo a volte delle telefonate da dei colleghi che mi dicono, guarda, il paziente si lamenta, dice che sente i contatti non corretti, però io ho provato con le cartine, è tutto perfetto. E certo, perché è stata valutata una postura finale che è di compenso e che evita il problema principale. Quindi la raccolta di dati con l'elettromiografia è fondamentale per avere un primo quadro di come il sistema è bilanciato. Però la seconda domanda è come risponde il soggetto nel momento in cui io apporto delle modifiche all'occlusione? Bene, lo possiamo fare clinicamente in maniera molto rapida. Io, per esempio, utilizzo questo dispositivo che è l'Alifix, che è costituito da due parti, una a destra e una a sinistra, che permettono una masticazione molto vicina a quella fisiologica e che ha una caratteristica. Ha la parte che è messa tra i denti fatta a cuneo. Perché? Dalla letteratura sappiamo che un appoggio maggiore sui denti posteriori attiva principalmente il massetere. Invece un appoggio principale nella zona anteriore attiva principalmente il muscolo temporale. Quindi io posso andare a testare in maniera abbastanza specifica il massetere e il temporale in base alla posizione, che io utilizzo del mio cuneo. Se lo metterò dietro, andrò a testare cosa succede se stimolo il massetere. Se invece lo metterò davanti, andrò a testare come reagisce il sistema andando a stimolare il temporale. Il nostro obiettivo, l'abbiamo visto nelle relazioni precedenti, è quello di avere un equilibrio ottimale in cui il baricentro delle forze, la forza stessa dei muscoli e l'equilibrio raggiunge una condizione ottimale nella quale di solito viene rappresentata un appoggio dentale ben distribuito, senza carichi e sovraccarichi a livello delle articolazioni e una situazione in cui il sistema lavora bene. Questo è il nostro obiettivo. Pertanto, quando noi lavoriamo sul paziente e facciamo l'analisi elettromiografica, vediamo un attimo come ci possiamo comportare per valutare per dare una risposta a queste due domande che ci siamo fatte e ci facciamo su ogni paziente. Facciamo il nostro test iniziale col clench, facciamo la calibrazione con i cotoni e poi facciamo il clench, e in questo caso abbiamo un risultato che ci indica che c'è una attività muscolare principalmente dei temporali e viene ridotta quella dei masseteri. Allora, prendiamo un attimo il nostro Alifix, mettiamo lo spessore posteriore, cioè andiamo a stimolare i masseteri, lo facciamo masticare un attimo e poi lo facciamo stringere direttamente e vediamo come risponde il sistema a questa variazione. In questo caso il sistema si riequilibra. Abbiamo stimolato il massetere, lavorava meno prima e adesso si è riequilibrato. Quindi c'è una buona risposta a questa situazione. Dopodiché io prendo l'Alifix, lo giro, metto lo spessore maggiore del pugno nella zona anteriore e vado a vedere come si comporta il sistema quando stimolo il muscolo temporale. Ho un miglioramento, meno però di quello che io ho ottenuto con lo spessore posteriore. Quindi, in maniera molto semplice, io ho verificato che mettendo l'Alifix con lo spessore posteriore, il sistema mi risponde con un miglioramento dell'equilibrio muscolare e mi risponde meglio
rispetto alla posizione dello spessore messo anteriormente. Solitamente, anche dal punto di vista clinico, questa diversità corrisponde anche a una diversa sensazione del paziente. Quello di cui parlava il dottor Gizovic, il comfort. Noi andiamo a cercare il comfort del paziente. Molto spesso il paziente, in questo caso, dice: beh, io con lo spessore dietro sto più comodo, mi sento rilassato, mi sento ben appoggiato. E solitamente, quando c'è questa sensazione, anche a livello elettromiografico abbiamo un riscontro. In questa situazione di equilibrio, noi possiamo fare un ragionamento, possiamo approcciarci in maniera diversa. In questo caso abbiamo visto che il paziente è un paziente che risponde bene al cambiamento e pertanto è un good responder. Ora, in un good responder io posso utilizzare l'Alifix per definire cosa devo fare in bocca e cosa devo fare a livello del bite. Ossia, noi dobbiamo modificare il bite per arrivare alla condizione di equilibrio. Ma se noi abbiamo già una condizione di equilibrio che abbiamo trovato con l'Alifix, perché non la utilizziamo per vedere cosa dobbiamo fare sul bite? Ossia, invece di partire dall'occlusione, che siano le leaf gauge, che siano i rialzi qualsiasi che uno può utilizzare, che siano altre valutazioni che uno può fare e vedere qual è la risposta dell'organismo. Se io ho la possibilità di avere già un equilibrio della muscolatura, perché non lo utilizzo per vedere cosa devo fare in bocca? Perché nel momento, se riprendiamo quello che vi dicevo prima, ossia i muscoli disequilibrati spostano la mandibola, in linea di massima le danno una posizione diversa per evitare quel contatto o quella condizione che dà irritazione al sistema. Se io invece la normalizzo e quindi ho un miglioramento dell'equilibrio muscolare, io posso pensare che in quel momento ho decondizionato la muscolatura, l'ho riportata a un equilibrio, quindi se io faccio chiudere il paziente con una muscolatura che sta funzionando in maniera equilibrata, io posso andare a identificare il contatto non corretto, perché ho decondizionato il sistema, ho fregato il sistema in qualche modo perché gli ho detto: guarda, adesso tu appoggi bene, cerca di funzionare correttamente. Il sistema non ha ancora avuto contatti col dente, quindi chiude, il soggetto chiude piano piano la bocca e riesce ad indicare dove sono i contatti non corretti. Infatti, nella regolazione del bite, io uso proprio questo sistema. Io metto l'Alifix nella posizione più equilibrata, lo faccio masticare e deglutire, importante deglutire per coinvolgere tutta la muscolatura. Gli tolgo l'Alifix e gli metto il bite. Lo faccio chiudere piano, e siccome chiude in una condizione di equilibrio muscolare, mi va a identificare il primo contatto. Me lo faccio dire da lui dov'è il contatto e una volta che lui l'ha identificato, a quel punto uso le cartine chiedendo al paziente di andare a marcare sul bite il contatto che lui ha sentito precedentemente. Le cartine messe invece direttamente possono dare confusione perché creano un piccolo spessore, anche se è minimo, crea un piccolo spessore che determinano delle reazioni a livello della muscolatura, per cui può fuorviare l'analisi. Quindi questo sistema è un sistema molto semplice che mi permette di evidenziare in maniera corretta quello che è il contatto che io devo eliminare. Nel caso di poco fa, io ho il mio clench, che era il risultato del serramento sui denti. Questa è la regolazione del bite dopo che gli ho fatto masticare l'Alifix con lo spessore posteriore. Come nel video che avete visto, questi sono i tempi reali, real time. Non ci metto tanto tempo. Per decondizionare un sistema basta molto poco. Quindi la prima regolazione è questa. Migliorata, non sono del tutto soddisfatto, per cui ripeto l'operazione. Gli metto ancora l'Alifix in bocca, lo faccio masticare, deglutire
gli faccio, gli metto il bite e gli faccio richiudere la bocca. E questo qui è la seconda regolazione, nella stessa seduta. Quindi io di solito tengo circa mezz'ora per ogni seduta, perché ho un sistema ormai protocollato, un sistema standardizzato, che mi permette non di standardizzare la terapia, ma di personalizzare la terapia. Questa situazione è in un good responder, ossia un paziente che mi risponde nella maniera corretta. Però io ho anche dei pazienti che... Aspettate che... Ok, ritorniamo qua. Allora, però io ho anche dei pazienti che non mi rispondono bene. Mi capita a volte di avere delle risposte anomale. Io metto l'Alifix o faccio qualsiasi altra cosa, potrà capitare anche ad alcuni di voi, o sarà capitato usando LithGauge, facendo delle modificazioni emolaggi selettivi, determinando modificazioni sul byte all'infinito, il sistema non risponde bene. Infatti, se io ripeto lo stesso protocollo, faccio il clench, questo è il paziente, metto l'alifix con lo scrittore maggiore e posteriore, non c'è un motivo per cui lo metto prima posteriore e poi anteriore, è un modo di lavorare protocollato. È importante che sia sempre uguale per non creare nella nostra testa confusione. Questo è il risultato con lo scrittore posteriore. Bene, allora adesso cosa faccio? Metto lo spessore maggiore della rischia avanti. Così vedo cosa cambia nel sistema stimolando il temporale. Lo faccio stringere, sempre masticare un attimo, lo faccio stringere e vediamo un attimo qual è il risultato. Non cambia niente, anzi un po' peggiora, ma abbiamo un sistema che non risponde agli stimoli propriocettivi. L'Alifix con lo spessore messo dietro o davanti non è altro che uno stimolo propriocettivo. Quindi io vado a indagare come risponde il soggetto quando apporto dei cambiamenti. E il mio obiettivo è quello di vedere se riesco in maniera molto semplice a recuperare un equilibrio della muscolatura. Qui zero. Ho provato due volte, quindi con due modifiche del bite, una fatta con lo spessore posteriore, una fatta con lo spessore anteriore, ossia, scusate, no, non è il bite questo, ho due modifiche della risposta muscolare, prima con lo spessore posteriore prima, e poi con lo spessore anteriore, e non è successo niente. Io sono in questa situazione perché il soggetto non risponde bene ai cambiamenti propriocettivi che io introduco utilizzando l'Alifix. Pertanto, se è un soggetto bad responder, i riferimenti che io posso ottenere usando l'Alifix non sono affidabili. Se io vado a cercare di modificare il byte, perché io sono testone e dico, vabbè, non mi interessa, ma vedrai che io vado a effettuare delle modifiche sul byte che mi daranno senz'altro un miglioramento della situazione. Con l'Alifix è morbido, è gommoso, no, tutta un'altra cosa. Il byte è rigido e senz'altro otterrò un cambiamento. Bene, questa è la prima regolazione con il byte. Come vi ho fatto vedere prima, prendendo come spunto l'azione dell'Alifix, l'azione di decondizionamento dell'Alifix. Prima con lo spessore posteriore. Dopo ho detto, vabbè, provo anche con lo spessore anteriore. Ho provato, ho fatto le modifiche che avevamo individuato sul byte, ma non è cambiato assolutamente niente. Io potrei andare avanti una giornata usando l'Alifix, senza usare l'Alifix, facendo le cose più svariate, molto probabilmente i miglioramenti che ottengo sono minimali. E lo schema motorio della muscolatura è uguale, perché il sistema non risponde. Perché non risponde? Perché c'è la stanchezza. La stanchezza muscolare è riportata anche a livello di letteratura
E in cosa consiste? In un'alterazione metabolica del muscolo. Per cui il muscolo a un certo punto non riesce più a utilizzare il sistema energetico dell'ossigeno e degli zuccheri e inizia a dare i numeri. Per cui non risponde in maniera normale a uno stimolo propriocettivo. La stanchezza è stata prima indagata per la prima volta in ambito scientifico e i vari ricercatori hanno evidenziato che un soggetto normale riesce a masticare un dispositivo in silicone per 5 minuti senza accusare una sensazione di affaticamento ai muscoli della masticazione. Invece, i pazienti disfunzionali non riescono a raggiungere i 5 minuti. E tanto più breve è il tempo in cui ci mettono a raggiungere la stanchezza muscolare, tanto il quadro sintomatologico è maggiore. Con l'Alifix noi possiamo fare un semplice test, che è un test a sforzo, molto semplice, che ci permette di individuare la stanchezza nella muscolatura. Quindi mettiamo l'Alifix nella posizione più comoda, perché molto spesso il paziente ci riferisce una posizione più comoda dell'altra. Solo il paziente normale, con una muscolatura normale, ci dirà che è indifferente metterlo dietro o metterlo davanti. Dopodiché facciamo masticare il paziente e gli chiediamo di dirci quando inizia a sentire una sensazione di affaticamento, non dolore, affaticamento della muscolatura. Se questo avviene prima dei 5 minuti, siamo in una condizione di alterata funzionalità del muscolo. Quindi il muscolo è molto probabile che non risponda bene agli stimoli propriocettivi. Quindi noi possiamo riequilibrare il bite, l'occlusione, come ne abbiamo voglia, e avremo sempre un risultato elettromiografico, avremo dei dati alterati. Inoltre, come vedete in questo filmato, la paziente indica un lato, perché è solamente il muscolo di destra che inizia a essere affaticato. Questo ci dà un dato in più, ci dice che c'è una asimmetria funzionale. E questo è molto importante da sapere, perché vuol dire che tutto il sistema lavora male. Voi pensate in ortodonzia. In ortodonzia, se noi abbiamo delle asimmetrie muscolari, anche dal punto di vista funzionale, beh, queste mi possono guidare in maniera errata anche il trattamento. Mi possono dare dei problemi. Quindi è importante identificarle. Ma se io ho la stanchezza, cosa faccio? Come posso, migliorarla e eliminarla? Facendo un allenamento. Qui vado a prendere quelli che sono i concetti di allenamento della muscolatura, i concetti della palestra, normalissimi. Ossia, progressivamente io devo portare una muscolatura che mastica poco a masticare 5 minuti. Il mio obiettivo è arrivare a masticare 5 minuti. E l'obiettivo è, durerà, diciamo, più o meno settimane, perché il protocollo di allenamento è diviso in settimane. Per effettuare un allenamento progressivo non possiamo ottenere tutto subito. Se ci proviamo, andiamo a sovraccaricare la muscolatura e otteniamo esattamente il contrario. Quindi, in maniera progressiva, dobbiamo migliorare poco alla volta le capacità di masticazione e di attività della nostra muscolatura. Il protocollo di allenamento dipende dal risultato del test della stanchezza. La prima colonna a sinistra è il risultato raggiunto dal paziente, ossia il paziente mi può dire all'interno del primo minuto che sente stanchezza, oppure mi può dire tra 1 e 2 minuti. Io ho dei pazienti che dopo 15 secondi mi dicono che non riescono a masticare, nel senso potrebbero continuare a masticare, solo che iniziano già a sentire affaticamento. Poi ci sono quelli tra 2 e 3, tra 3 e 4, tra 3 e 4 e sopra i 4 iniziamo già a essere in una situazione abbastanza buona. Quelli che preoccupano di più e che danno più problemi sono soprattutto quelli entro i 2 minuti, che manifestano stanchezza entro i 2 minuti. Il protocollo di masticazione in cosa consiste? 10-12 minuti al giorno di allenamento a casa. Io do l'Alifix, gli faccio fare un allenamento progressivo. Qui vedete, per esempio, in questo. Se a 1 minuto e 15 secondi mi dice che inizia ad avere una sensazione di affaticamento, bene,
Ti do un protocollo di allenamento in cui la prima settimana mi alterna un minuto di masticazione, un minuto di riposo fino ad arrivare in totale a 10 minuti. Me lo fa tutte le sere per tutta la settimana. È meglio dirgli di farlo alla sera, dopo cena, perché hanno più tempo. Se gli diciamo di farlo quando ha tempo, non lo fanno, perché si dimenticano. Quindi gli diamo anche dei tempi ben precisi, dei momenti precisi della giornata in cui farlo. La seconda settimana aumentiamo di un minuto. Faremo 2 minuti di masticazione, alternati a 2 minuti di riposo, fino a 10 minuti. Poi alterneremo la terza settimana, 3 minuti di masticazione, 3 minuti di riposo, fino ad arrivare a 12 minuti. Qui c'è un errore, un multiplo. Poi nella quarta settimana saranno 4 minuti, 4 minuti, fino ad arrivare a 5 minuti di masticazione, 5 minuti di riposo. A questo punto succede una cosa. Noi gli abbiamo fatto fare questo percorso con lo spessore dell'Alifix posizionato nella sua posizione comoda. Quindi abbiamo allenato solamente e principalmente certi muscoli. Il protocollo cosa prevede? Prevede che noi modifichiamo la posizione dello spessore. Se l'abbiamo messo precedentemente dietro sui denti posteriori, lo mettiamo davanti e iniziamo ad allenare altri muscoli, altre catene muscolari. Se prima abbiamo allenato il massetere e tutte le catene muscolari che sono collegate al massetere, adesso inizieremo l'allenamento con lo spessore davanti, quindi stimolando il temporale e tutte le catene muscolari che sono collegate al temporale. Quando parlo di catene muscolari, intendo tutto quello che va a valle, ossia anche a livello cervicale, perché bocca e collo sono collegati. Qui si potrebbe aprire anche un argomento molto interessante che è le correlazioni tra collo e bocca. Perché molte problematiche che noi rileviamo a livello della bocca le abbiamo da pazienti che stanno molto davanti al computer e stanno molto al cellulare. Questo crea tensioni cervicali molto importanti che si trasferiscono molto spesso a livello della bocca. Quindi ci troviamo con dei pazienti che manifestano dei disequilibri in bocca che derivano da altri fattori. Se noi otteniamo dei protocolli, manteniamo dei protocolli di valutazione clinica e strumentale, riusciamo a individuare poi anche queste situazioni. Però noi trasformiamo in questa maniera, ritornando al nostro argomento, trasformiamo un bad responder in un good responder, in cui, come nel primo caso, abbiamo il clench, facciamo la regolazione del bite, sempre mettendo l'Alifix, lo facciamo masticare nella posizione comoda, rifacciamo tutto il percorso che abbiamo fatto prima, andiamo a trovare i contatti non corretti fino ad arrivare alla nostra situazione di riequilibrio. Inoltre, abbiamo reso un altro servizio al paziente. Noi gli abbiamo fatto funzionare meglio la muscolatura. Per cui durante l'allenamento voi osserverete che il paziente già vi dice che sta meglio, perché molti dei suoi problemi erano dovuti allo stress della muscolatura, non tanto al contatto dentale. Mi capita frequentemente, non sempre ovviamente, ma frequentemente di avere dei pazienti che mi arrivano in studio e mi dicono: guardi, io sento toccare tutta la parte destra, il mio dentista ha provato a togliermi qualche contatto, però io sento sempre molto disagio. Faccio tutti i test, la procedura, quindi faccio il clench, lo spessore posteriore, lo spessore anteriore, e nella maggior parte dei casi sono pazienti che non rispondono bene. Faccio quindi il test della masticazione e il test della stanchezza e evidenzio la stanchezza. Io non faccio altro che fargli fare il protocollo di allenamento. Dopo qualche settimana li rivedo, a seconda del numero di settimane che devono fare di allenamento, e mi capita frequentemente il paziente che mi dice: sai, adesso sto bene, ma sa che non sento più quel contatto di prima? Il contatto non era determinato da un problema dentale, da un precontatto, ma era determinato da un'attivazione asimmetrica della muscolatura, per cui se io contraggo di più, ho maggiormente in tensione un muscolo, ovvio che quando chiudo tocco prima in quel punto. E quindi io ho una situazione ancora una volta falsata.
Tenete presente un'altra cosa, c'è da considerare la memoria muscolare, perché dopo un po' che la muscolatura, quindi si entra nel campo del tempo, da quanto tempo il paziente ha il problema che lamenta. È importante sapere da quanto tempo ce l'ha, perché un comportamento muscolare non corretto, disequilibrato, si trasforma dopo un po' di tempo in una abitudine. Quindi anche a livello posturale la muscolatura si comporterà in maniera disequilibrata, mantenendo la mandibola in una posizione disequilibrata anche durante la postura. Quindi questo aggrava la biomeccanica del sistema, perché noi parleremo con la muscolatura disequilibrata, oltre che deglutire e masticare con la muscolatura disequilibrata. Noi sorrideremo con la muscolatura disequilibrata. Quindi avremo un sistema che biomeccanicamente lavorerà male. Quindi se io vado a regolare il bite, posso anche regolare l'occlusione con lo stesso sistema. Metto l'alitis nella posizione equilibrata. Lo faccio masticare alcune volte, lo tolgo e invece di mettere il bite li faccio chiudere direttamente dolcemente. Quindi il paziente va a identificare quel contatto che gli dà fastidio e che gli può determinare una modificazione della posizione della mandibola. Riassumiamo un attimo il tutto, così termino. Nel protocollo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima fare il test base con Titan, quindi con i cotoni e il serramento sui denti. Poi inseriamo l'Alifix con lo spessore maggiore rivolto posteriormente, facciamo masticare al paziente 2 o 3 volte e deglutire e chiedere se è comodo, perché dobbiamo sempre richiedere un feedback dal paziente di comfort anche. Poi eseguiamo il Titan con il test di serramento sull'Alifix con lo spessore posteriore, vediamo il risultato e poi ripetiamo lo stesso test con lo spessore di Alifix rivolto anteriormente. A questo punto noi possiamo avere diversi risultati. Possiamo avere, come vedete sulla sinistra, un good responder, ossia metto l'Alifix, mi si modifica la situazione. E quindi il paziente risponde bene. In questo caso io molto probabilmente ho solo un'alterazione dell'occlusione. Quindi vado a far masticare l'Alifix al paziente, poi tolgo l'Alifix, lo faccio chiudere piano piano e lo posso far chiudere o sul bite o sull'occlusione. Nel caso del bite farò la regolazione del bite, nel caso del bilanciamento occlusale farò il molaggio selettivo. Oppure se devo prendere una cera occlusale, ossia una cera che mi dia un riferimento per fare la terapia, corretto, perché sarà una cera occlusale non più determinata con una muscolatura disequilibrata, ma determinata con una muscolatura decondizionata. Dall'altro lato posso avere invece un paziente bad responder, quindi lo stesso paziente, io non lo so come mi risponderà finché non ho fatto il test, finché non ho applicato il protocollo. Se è bad responder, io non mi devo azzardare a fare molaggi selettivi nella maniera più assoluta, rischio di fare veramente una fesseria. E anche la regolazione del bite non devo ricercare l'equilibrio. Io infatti a questi pazienti consegno il bite e glielo lascio nella posizione che lui sente bene o male, un pochino più equilibrata, dove l'appoggio è un pochino più equilibrato. Ma lo mando a casa con un'elettromiografia che è praticamente addirittura peggiorata in certe situazioni, però non me ne curo, perché non sono io col bite che gli devo modificare in questo momento l'equilibrio della muscolatura, perché la muscolatura mi risponde male. Quindi io devo fare il test della stanchezza e il protocollo di allenamento basato sul risultato del test della stanchezza. Così io trasformo un bad responder in un good responder. E quindi adesso sì che io mi posso fidare delle informazioni che mi dà l'Alifix quando gli faccio masticare
l'Alifix per due o tre volte e poi vado a verificare qual è il contatto dentale o sul bite. Adesso sì, questo test io lo faccio sempre prima dell'ortodonzia, soprattutto quando uso degli apparecchi funzionali. All'inizio mi capitavano dei ragazzini che mi spaccavano gli apparecchi e io, povero, me la prendevo con loro, ma non c'entravano niente. Con l'apparecchio funzionale andavo a scardinare un sistema che aveva una certa memoria e che rispondeva in maniera alterata perché c'era stanchezza muscolare. Come nei silenzor. Parlavo con una mia collega l'altro giorno che mi diceva: guarda, io ho messo un silenzor, non lo sopporta, lo spacca. Certo, perché c'è una irritazione della muscolatura che non tollera assolutamente nessun cambiamento. E la nostra muscolatura, il nostro sistema è più forte di qualsiasi terapia, qualsiasi apparecchio che noi possiamo fare. Quindi è importante individuare questa situazione, perché ci può creare dei grossi problemi. Ti ringrazio per l'ascolto.